classi meno numerose, non solo per il discorso del distanziamento. Abbiamo scelto il 25 di gennaio in tutta Italia perché è la data di chiusura delle iscrizioni a scuola in tutta Italia. Quindi da domani si iniziano a formare le classi. Se in Italia le scuole sono state chiuse più a lungo che in tutto il resto d'Europa, uno dei motivi è anche l'esistenza di classi pollaio, ovvero di un numero troppo alto sia per i metri quadrati degli spazi di una classe, sia per i docenti. Quello che chiediamo oggi è che da qui in avanti, per la formazione delle classi dell'anno scolastico prossimo, 21-22, siano tenuti conto non più di 20 alunni per classe e sia organizzato e stabilizzato l'organico docente e ATA per l'anno prossimo, in maniera pluriennale. Inoltre siamo qui come prima tappa per una mobilitazione permanente per ottenere il Recovery Fund, per ottenere quella parte di soldi che sono dedicati alla scuola non per la digitalizzazione, ma soprattutto per edilizia scolastica, assunzione stabile dei docenti e riduzione di alunni per classe e infermerie nelle scuole. La pandemia ha soltanto svelato quelle che erano già tutte le criticità della scuola. È l'occasione per risolverle una volta per tutte. Siamo qui oggi per chiedere che non si dia più nessuna deroga alla costruzione di classi pollaio. Non è accettabile né in fase di pandemia né post pandemia. Scuola, noi scuola, con molte presenze, molte associazioni, vendute poi per la speculazione. Direi che la situazione è assolutamente accettabile. Noi ancora ovviamente crediamo che ci siano alcune cose da migliorare. Ci sono alcune linee degli autobus che presentano ancora qualche criticità che noi abbiamo comunicato alla prefetta che ha detto che risolverà. Per quanto riguarda il nostro incontro con l'assessorato alla sanità, dovrebbe partire al più presto questo screening costante nelle scuole superiori. È vero che le quarantene stanno aumentando in questi giorni, ma questo è assolutamente un indice di tutela, perché rispetto a prima la cosa buona è che a caso positivo, nell'arco di 24, massimo 48 ore, le classi, se necessario, vengono messe in quarantena. Questo eviterà qualsiasi contagio all'interno delle scuole. Se il sistema continua a funzionare come sta funzionando, nessuno deve panicare per eventuali quarantene, perché, ripeto, la quarantena è indice di tutela di studenti e docenti, garantendo nella scuola la sicurezza. Bisogna investire in edilizia scolastica. Con l'aggravio della didattica a distanza è diventato ancora più problematico. Gli insegnanti devono essere tutti presenti fin dal primo giorno. Quest'anno li hanno nominati a novembre, dicembre e continuano a nominarli ancora. Le scuole sono sotto organico. Addirittura, invece che aumentare gli insegnanti come era stato promesso, li hanno ridotti, perché molte scuole non hanno nemmeno chiamato gli insegnanti e stanno, diciamo, rimboccandosi le maniche. Per cui noi chiediamo che dal 1° settembre tutti siano nelle scuole e la maniera, diciamo, necessaria perché ciò avvenga è stabilizzare gli insegnanti. Cioè, se li mantieni precari, poi dopo li chiami con calma a novembre, dicembre, gennaio e non li hai. Se invece li nomini in ruolo, dal 1° settembre sono tutti lì, tutti al lavoro e tutti fanno funzionare la scuola. Gli obiettivi sono fondamentali per la salvezza della scuola statale.